Le ultime statistiche del SER, del Servizio Dipendenze della SST di Mantova, parlano di circa 1.500 persone che nella provincia virgiliana soffrono di disturbi conclamati legati al gioco d'azzardo. Il comune capoluogo cerca di correre ai ripari incentivando i locali che rinunciano ad installare slot machine. Questa mattina la presentazione del progetto in via Roma. Cosa può fare un comune? Oltre a tutto quello che fanno i servizi sociali, ovviamente nell'assistenza, a livello diciamo, di attività produttiva, proviamo a sensibilizzare i gestori di attività che al loro interno hanno anche delle macchine da gioco, slot machine, videolottery. Insomma, macchine che possono far sì che un cittadino qualsiasi entri in un locale per comprarsi, magari per bersi un caffè e si trova la possibilità anche di giocare dei soldi e anche di perderli, di far sì che appunto questi gestori vengano incentivati a dismettere queste macchinette. L'incentivazione consiste in una esenzione totale da quelle che sono due imposte comunali, sono la tassa rifiuti, la tariffa rifiuti per la parte variabile e la COSAP, l'occupazione spazio in caso abbiano tavolini o tendoni, per 3 anni, per un triennio, mantenendo ovviamente l'obbligo di non, almeno per un quinquennio, non rimettere nei propri locali questo tipo di macchine da gioco. Sicuramente, a differenza di altre malattie, di altre forme di dipendenze, purtroppo un problema che non coinvolge una persona sola, ma diventa un problema che coinvolge tutta la famiglia. Noi vediamo purtroppo sempre più spesso situazioni di indebitamento e di famiglie in crisi, che sono messe in crisi purtroppo dalla dipendenza di un solo familiare che gioca tutta la pensione, tutto lo stipendio, chiede dei prestiti e quindi abbiamo una situazione veramente drammatica di queste situazioni, dove c'è un sovraindebitamento delle famiglie. Per questo abbiamo studiato anche questa misura per, diciamo, rivolgere un appello a tutti quei bar, quei locali dove ci sono le macchinette, per fare una scelta etica, per impegnarsi anche loro a fianco delle pubbliche amministrazioni per sconfiggere questa piaga sociale.